legato da un punto di vista politico con chi ci sta governando, è il grido d'allarme, il grido di disperazione delle amministrazioni locali a cui la gestione di questi fenomeni vengono poi scaricati. Noi non possiamo pensare che le amministrazioni locali, indipendentemente dall'appartenenza politica destra, sinistra, centro, lega, possano farsi carico della gestione di fenomeni così complessi attraverso le prefetture che sono purtroppo diventate, dobbiamo dirlo, delle agenzie immobiliari che stanno cercando immobili, appartamenti, requisiscono appartamenti per dare ospitalità a chi? Ospitalità a chi? A chi scappa dalla guerra? Va benissimo, chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla tortura, chi scappa dalle persecuzioni per legge, per diritto, per convenzioni internazionali, per la Convenzione di Ginevra, per buonsenso vanno accolte, vanno assistite. Il problema vero è che non possiamo accogliere tutti. Il problema vero, ed è qui la proposta politica che noi facciamo, è che l'immigrazione irregolare va contrastata, perché entrare illegalmente in un paese è reato. Nel Vaticano esiste il reato di immigrazione clandestina, sfido chiunque ad entrare nella città del Vaticano senza un documento, viene messo alla porta. Allora, la sfida è quella di gestire questi fenomeni. Se l'immigrazione è un fenomeno globale e complesso, deve essere gestito e trattato come un fenomeno complesso, e così purtroppo non è. Se l'Europa non riesce a dare una risposta, perché oggi noi stiamo assistendo al suicidio politico dell'Europa, lo citava prima Minzolini, l'accordo con la Turchia è un suicidio politico e culturale, perché noi stiamo appaltando, abbiamo appaltato il controllo delle frontiere esterne del nostro paese alla Turchia, che la Turchia non è Europa, la Turchia non è un popolo amico dell'Occidente, anzi è un popolo che occhieggia allora, spesso e volentieri col terrorismo. Quindi il fenomeno è gestire questo fenomeno, non subire. E il nostro paese colpevolmente lo sta subendo. Più navi partono, più barconi partono. Ma quello che lei sta dicendo è molto chiaro, dopodiché da qui al